tutti ragazzi e bentornati nel canale. Ieri ho registrato la puntata sul linguaggio C, quindi sto ritornando piano piano. Oggi faccio una nuova registrazione che però riguarda la playlist che è più in stato avanzato, cioè la playlist di FreeRTOS. Ringrazio Massimo Mori per avermi fatto questi due commenti. Rispondo prima, diciamo in diretta, cioè la prima domanda è: ciao Lorenzo, ma poi la lezione sui semafori non l'hai fatta? Allora, eccoci qui Massimo, grazie ancora. Prima lezione sui semafori. Rispondo velocemente anche alla seconda domanda. Il sito, vabbè, ti ho risposto già al commento, e il libro su FreeRTOS, grazie sempre per la domanda. Guarda, non sei il primo che mi ha fatto questa domanda, anche su Instagram me l'hanno fatta alcuni ragazzi. Lo sto facendo, l'ho iniziato perché l'ho iniziato, però purtroppo vado un po' a rilento. Cercherò di essere più veloce. Spronato anche da questi commenti che ovviamente mi fanno molto piacere. Quindi iniziamo subito con l'argomento di oggi. L'argomento di oggi sono i semafori. Noi su questo sistema real-time FreeRTOS abbiamo ovviamente diversi tipi di semafori. Abbiamo i semafori binari, che saranno quelli che tratteremo nella lezione di oggi. Abbiamo i semafori detti anche di conteggio, i counting semaphore, e poi abbiamo anche i mutex, che sono dei tipi di semafori, ma c'è una differenza importante tra i mutex e i semafori, è che i semafori binari non includono un meccanismo di ereditarietà prioritaria, a differenza di mutex. Però cosa vuol dire questa definizione? La vedremo nella puntata dei mutex. Però comunque sia, la parola mutex vuol dire mutua esclusione. Invece i semafori binari, che andremo a vedere oggi, servono per sincronizzare dei task. Quindi, prima di iniziare, ovviamente vi ricordo di iscrivervi al canale, spammarlo di like, e seguitemi anche sulla pagina Instagram, che si chiama sempre Coding with Lorenzo, e se vi va seguitemi anche sul sito web, che trovate sempre tutto qui sulla pagina di YouTube. Iniziamo. Allora, partiamo come sempre da una piccola spiegazione con dei semplici schemi a blocchi. Questa volta non posso farlo con l'iPad perché non ho con me la pennina per scrivere sull'iPad. Comunque, appena riesco a recuperare, riuserò sicuramente l'iPad perché lo trovo veramente molto comodo. Allora, quindi che cosa vogliamo fare? Quindi noi oggi vogliamo parlare dei semafori binari. Allora, il semaforo binario, immaginando anche noi semafori che tutti i giorni noi vediamo, diciamo, per le strade che cosa succede? Per le strade si cerca di sincronizzare il passaggio delle varie file di auto. Ok? Quindi immaginiamo una fila di auto come un task. In un momento, attraverso il semaforo 1 passerà una fila, o anche due contemporaneamente. Infatti, questo è tutto poi da decidere come si vuole fare. Quindi, però, immaginiamo di avere un task 1. Ok, facciamo un bel copia e incolla così. Un task 2. È un task 3. Ok, questo esempio ho deciso, di cui ho già mi sono abbozzato il codice, ho deciso di strutturarlo in una determinata maniera. In pratica ho immaginato di avere, no, un task che chiamerò time, perché questa volta non ho utilizzato un interrupt,
perché la questione degli interrupt, che prevede ovviamente l'utilizzo di una funzione API dedicata per gli interrupt, cioè la give, ad esempio la xSemaphore give, se noi vogliamo assegnare, dare, consegnare un semaforo da una routine di interrupt, bisognerà aggiungere alla macro della funzione la parte from ISR, perché sta a indicare appunto che questo semaforo viene consegnato da una routine di interrupt. Ora non userò questa funzione perché lo vedremo nella successiva lezione. Qui userò semplicemente la take e la give. E come lo consegnerò? Ho creato, diciamo, un task che mi scandisce il tempo, che è un task carino, che comunque riprende i concetti su quei video in cui ho parlato del concetto di tick time legato al tempo, perché il tick time, ripeto, faccio questa brevissima parentesi, poi chiudo e non ne parlerò più. Il tick time ovviamente si basa sul tempo che gli viene dato dall'hardware. In questo caso, per questo microcontrollore che ho io, è legato al watchdog. Vi rimando alla lezione apposta, qui in alto, cliccate e andatevela a vedere. Detto questo, quindi creerò un task che mi scandisce il tempo. Questo task genererà una variabile che al suo interno ha il valore di tick. Quindi al suo interno c'ha i tick del sistema. Abbiamo questo task 2 che chiamerò, come ho fatto nel codice, give semaphore, ok, e un task 3 che chiamerò invece take semaphore. E quello che ho pensato, no, per vedere l'interazione e per vedere anche e per vedere anche il secondo parametro di ingresso della X semaphore take, ho pensato di qui ovviamente far incrementare la variabile che ha al suo interno il numero di tick, qui controllare il numero di tick e qui fare delle azioni in base a quello che accade una volta che lui me l'ha consegnato. Ok, quindi diciamo, quello che voglio andare a fare è banale. Andiamo a vedere il codice. Allora, abbiamo la nostra creazione del semaforo binario per utilizzare tutte queste macro e anche i tipi delle variabili. Bisogna includere la semaphore.h. Ok, questo qui è l'handler, è la variabile handler del semaforo, con cui noi possiamo andare, cioè è un riferimento con cui noi possiamo andare a usare le varie funzioni di xSemaphore e ci riferiamo a un semaforo più che a un altro, perché se noi qui avessimo un'altra dichiarazione di semaforo, la metteremo uguale a un altro X binary semaphore 1, per dire che è sempre di questo tipo, e quando andremo ad usare la X semaphore give o la take al posto di semaphore inseriremo semaphore 1, quindi vuol dire che noi in questo caso stiamo richiamando un altro semaforo, quindi è un riferimento al semaforo che noi vogliamo utilizzare. Controlliamo se è diverso da null. Perché se fosse uguale a null vuol dire che non c'è abbastanza spazio sulla memoria per istanziare lo stato del semaforo. Ok, nella memoria heap. Andiamo a creare questi tre task, che sono quelli che vi dicevo qui, il task time,
il task give semaphore e il task take semaphore. Andiamo a vedere il primo, il task time. Il task time è questo, faccio semplicemente una count più che mi indica il numero di tick. Scusate, per correttezza chiamiamolo tick count, sbagliato, ho scritto tutto maiuscolo. Tick count. Ovviamente adesso l'ho dichiarata globale, ma è più corretto. Perché è semplicemente un esempio, messo qui, ecco. È semplicemente un esempio, però di solito le variabili globali si tendono a non utilizzare anche per una questione di regole del coding standard. Se locali ad una funzione è meglio dichiararle qui dentro, ma in questo caso, essendo che è una variabile a cui dovevano attingere due task, si potrebbe ad esempio creare una struttura di riferimento e accedere a questa struttura attraverso un puntatore. Però questo è solamente per informazione, e invece questa dichiarazione è solamente per questo esempio specifico. Quindi incremento questa variabile che al suo interno ha il numero di tick. Io faccio questa vtask delay di 1. Ok? Per questo specifico caso, come riporto qui sopra, io so che un tick per questo specifico hardware sono 16 millisecondi e vi rimando, come detto prima, alla lezione qui in alto. Quindi ogni volta che inserisco vtask delay con parametro 1, questo valore non rappresenterà un millisecondo, perché per dire ciò dovremmo avere una frequenza di 1 MHz, ma il nostro watchdog qui non va a 1 MHz, quindi avremmo esattamente 1 diviso 16 millisecondi, che se lo facciamo 1 diviso 16 millisecondi, quindi 0 virgola 0,16, abbiamo un valore di 62,5 Hz, quindi non è questo il nostro caso. Tornando di qua, quindi facendo un conto banale per fare in modo che count rappresenti un, non un tempo, ma un presenti il tick time. Noi vogliamo avere, ad esempio, 5 secondi, no? E vogliamo che il valore dei tick che è salvato all'interno della variabile tick count rappresenti 5 secondi. Quindi facciamo 5000 diviso 16 millisecondi. Perché ogni tick si incrementa ogni 16 millisecondi, abbiamo 312,5, che per comodità approssimo a 312. Ok? Benissimo. Qui mi sono dichiarato questa define, 312. Queste qui sono tutte le inizializzazioni delle funzioni. Ok, poi qui richiamiamo un concetto espresso proprio agli albori di questo tutorial, la funzione che per creare il task, questo è il nome della funzione, questa è semplicemente il nome, una label che viene semplicemente usata per debug, ma in realtà non, io almeno non l'ho mai utilizzata. Questo è lo stack che diamo alla funzione. E poi ci sono tutti questi altri parametri che vi rimando ai video, e questo qui è il parametro anche qui di interesse perché è la priorità del task. Qui i concetti sono gli stessi, questo è il task dove andiamo a consegnare, il semaforo è qui dove lo andiamo a prendere. Ok? Quindi poi passando a quest'altro task in cui lo andiamo a consegnare. Controllo quando il valore del tick count è uguale a 312, che espresso in millisecondi 312 vuol dire
5 secondi, mi stampo così per debug il valore di non di count ma di tick count e consegno il semaforo e poi riazzero la variabile. Ovviamente anche qui devo per forza mettere un vtask delay per consentire, insomma, un po' per non sovraccaricare il nostro sistema. Andando qua sotto invece abbiamo la xtask take semaphore, dove qui abbiamo dei parametri interessanti. Allora, xSemaphoreTake prende come input l'handler del semaforo e poi un tempo di attesa, che io qui ci ho messo 312. Facciamo un primo esempio intanto. Comport dovrebbe essere così. Oppure tutto attaccato, proviamo, vediamo, non... vediamo un attimo come gli piace. Ok, non gli è piaciuto così, proviamo così. Non gli è piaciuto neanche così, aspettate che vedo come si scriveva. Ah, ok. Così. Ok. Quindi qui lo vado a prendere. E che cosa sta a significare questo secondo parametro? Questo secondo parametro in pratica sarebbe il tempo in cui il seguente task, quindi sarebbe x task take semaphore, viene messo in attesa prima di essere, diciamo, riesumato ed andare a controllare se un semaforo gli è stato consegnato. Ok? In questo caso, mettendoci port max delay, lui attende fino a quando non c'è un semaforo disponibile, quindi fino a quando qualcuno non gliel'ha consegnato. Però immaginiamo di mettere un valore prefissato, che ne so, come avevo messo prima, 312. Che cosa vuol dire? Che lui rimarrà nello stato di wait per 312 tick, eh? Quando mettiamo un valore senza utilizzare la macro per convertire da tick in millisecondi, ma ci mettiamo semplicemente un valore, 312 come avevo messo prima io, quello lì è in tick. Quindi mettendoci ad esempio 312 avremo che lui rimarrà in attesa per 312 tick. Superati 312 tick, lui verrà riesumato e andrà a controllare se qualcuno, in riferimento all'handler del binario X binary semaphore, è stato consegnato qualche semaforo. Se sì, lo prende, altrimenti non lo prende, quindi dovrei vedere semaphore non preso e si rimette in attesa. Ok? Proviamo intanto con port max delay e facciamo, carichiamo. Ok, devo attaccare la schedina. Attacchiamo la schedina. Andiamo e facciamo così. Eccolo qua, vedete? Semaforo preso. Semaforo preso. Ah, un'altra cosa che vi volevo far vedere è che ho provato un attimo a verificare se effettivamente questi 312 sono 5 secondi, e l'ho fatto mettendomi appunto questo timer di 5 secondi. Ovviamente non posso essere, no, super veloce, però torna. Allora proviamoci, guardate anche voi, vedete? Effettivamente sono 5 secondi, quindi questo è per dimostrare che quello che ho fatto, come ho cercato di generare il tempo, è vero. Quindi
Questo è il primo esempio. Adesso vediamo altri casi giocando con questo valore del tempo di attesa. Allora, quindi adesso andiamo ad apportare delle modifiche, facciamo delle prove. Allora, ripeto, questo valore in tick che inseriamo qui è il tempo in cui questo task sarà messo, diciamo, in attesa prima di andare a ricontrollare nuovamente. Poi che cosa vuol dire? Attenzione. Il sistema qui ci entrerà sempre, solamente che quando entrerà qui, ok, quando entrerà qui, forse dire task vi sto confondendo. Perché quando il sistema entrerà qui vedrà che questo tempo che noi abbiamo inserito qui non è ancora stato, diciamo, expired, ok? E quindi la funzione ridarà un'uscita e il sistema farà altro, no? E poi dopo lo andrà a ricontrollare. Ok? Quindi non è proprio come un VTask delay. Perché il VTask delay mette, diciamo, in pausa l'intero task. Invece, noi qui ci entreremo, ma è questa funzione qui che appena vedrà che questo valore che abbiamo inserito qui, proviamo con 312, che sarebbero esattamente il tick count che noi andiamo a controllare qui, il tempo in cui lei qui rimarrà in attesa, quindi non restituisce niente ed esce. Ok? Quindi noi adesso aspettiamo esattamente lo stesso tempo che sta qui, che lo stesso tempo per cui noi gli consegniamo il semaforo. Ovviamente fate conto che questa funzione qui io l'ho messa con priorità 4, questa con priorità 3, questa con priorità 2 e questa con priorità 4. Ho salvato? No, salviamo. Rieseguiamo e apriamo il terminale. Il comportamento dovrebbe essere il medesimo. Aspettate 5 secondi, eccolo qui, vedete? Ad esempio qui non è riuscito a prenderlo, non è riuscito a prenderlo. E questo qui appunto è quello che volevo farvi vedere. Allora, quindi che cosa vuol dire? Che lui, essendo che poi ha priorità 4, che cosa accade qui? Lui all'inizio ci entra e ci entra tutto bene, lui lo genera, poi lui lo controlla e fa così. Ovviamente contate che lui ha priorità 4. Quindi un ragionamento come per dire lui verrà controllato solo dopo di questo non si può fare, perché per dire una cosa del genere questo dovrebbe avere priorità inferiore rispetto a quello che lo consegna, ma, no, ma non è così. Quindi che cosa accade? Che lui verrà controllato sicuramente prima di questo, perché questa priorità è inferiore. Quindi non è detto che lui entri prima che lui lo consegni, ed è quello appunto che accade qui. La prima volta va, dopo semaforo non preso, perché lui ha controllato se fosse disponibile, cioè lui ha restituito PD pass. Ok, quindi ha controllato il semaforo prima che questo tempo venisse expired e quindi ha restituito PD false. Ok? Dopo ci è ritornato, dopo che questo è esaurito e questo c'era, e ha restituito preso. Questa cosa la si capisce ancora meglio se io questo lo metto tanto minore. Ok, se io lo metto 300, ad esempio, andiamo qui, carichiamo.
Quindi cosa vuol dire? Che lui aspetterà 300 tick adesso. Dopo 300 tick, aspetta, non ho aperto questo. Dopo 300 tick, ma ancora di più se lo diminuiamo ancora, per farvelo proprio vedere bene. Andiamo così, facciamo e partiamo. Guardate. Non preso, preso. Ok, allora devo diminuire di più. Devo diminuire di più. Facciamo... No, 500. Allora, facciamo 10. Perché vi vorrei far vedere proprio una cosa. Vediamo adesso com'è. Oh, eccolo qui. Questo qui vi volevo far vedere. Lui ha priorità 4, quindi c'entra sempre. Eccolo qui, vedete? E lui adesso si incrementa ogni 10 tick. E lui adesso lo andrà a controllare, quindi verrà riesumato dallo stato di wait ogni 10 tick. Ma lui, dopo 10 tick, non ce l'avrà il semaforo e quindi restituirà non preso. E se noi andiamo a fare un conto banale... Abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Se facciamo per 10 sarebbero 310, no? E infatti tornerebbe che dopo fa il preso, ok? Tu in pratica lo stai facendo entrare qui dentro 30 volte inutilmente. Ok? Ritorna? Molto bene. Infatti il port max delay in pratica si attiva qua, cioè quando vede che lui gliel'ha dato, lui lo prende. Quello fa. Se invece noi ci mettessimo un valore più grande, quindi lui aspetta di più rispetto a quando il semaforo viene effettivamente consegnato e poi viene riesumato e va a controllare. Forse 5 secondi sono un po' troppi. Eccolo qua, preso. Preso. E qui sarà sempre preso. Perché sarà sempre preso? Perché il semaforo, scusate, la funzione take semaphore verrà riesumata sempre dopo il tempo in tick in cui tu lo hai consegnato, perché questo numero tick, non vi dimenticate che è 312. Quindi io qui mi sono messo a 320, quindi mi sono preso un delta di sicurezza, chiamiamolo. Ok? Per cui io so sicuramente che se io riesumo questa X Semaphore Take a 320, sono sicuro che la give è stata già eseguita, quindi ce lo troverò sicuramente. Ok? Quindi così non ci sarà sicuramente problema di avere un non preso, quindi di entrare in questo ramo else e quindi questa funzione ha dato fail. Ok? E questa cosa può essere utile perché in pratica questa funzione mettiamo che praticamente qui noi ci volessimo mettere, no, ritorniamo in PD, com'era? PD, mannaggia, me lo dimentico sempre, PD
PD Max, no, port, ecco, scusate, scusate, port max delay. Ok, se facciamo così, ok, facciamo così, così, ok. Facciamo così. Eccolo qua, vedete che cosa accade? Che praticamente noi qui nel ramo S non ci entreremo mai. Capito? Adesso vi faccio arrivare piano piano a quello che voglio dire. Ehi, buongiorno. Oh, ma che sto facendo? Porca miseria. Qui scriviamoci qualcosa, giusto per avere. Vediamo. Sono qui. Che belle stampe, mamma mia. Allora, abbiamo salvato, sì. Tac, tac, tac. No, non gli è piaciuto qualcosa. Ah, certo. Serial, control S, andiamo qui. Eccolo qua, vedete? Allora, noi la stampa sono qui. Ce l'abbiamo solo dopo che semaforo è preso. Ok? Ma noi in semaforo non preso non ci entreremo mai. Però, comunque sia, quello che accade è che prima che vengano raggiunti questi 312, qui il sistema ci entrerà sempre, è chiaro? Entrerà sempre. La differenza sta in questo parametro. Se io qui ci metto come dicevo prima, mettiamoci 300, così non facciamo troppe stampe semaforo non preso. Voglio cercare di spiegarvi bene 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 cosa sto dicendo, che è una cosa molto importante quando si programma. Guardate, eh. Non preso sono qui, preso sono qui. Qual è la differenza? È che quando noi mettiamo qui port max delay, quello che accade è che la funzione qui sarà inchiodata qui dentro. Infatti, come avete potuto vedere, lui andrà qui solamente se questa sarà PD pass. È come se qui dentro ci fosse while in cui tu aspetti in maniera indefinita fino a quando non ricevi un semaforo. Quindi, detta in maniera da programmatore, è bloccante. Quindi se tu, ad esempio qui dentro, oltre a prendere il semaforo, in ogni caso, sia se tu lo prendi o no, hai bisogno di fare altro, che ne so, settare delle cose, tu facendo così con port max delay non ci riusciresti a farlo perché avete potuto vedere che prima di 312, prima di 312, ok, prima di raggiungere questi 312, che sarebbe il momento in cui tu glielo dai, lui qua non ci entra, non entra né qui e né qui. Invece, mettendoci un timeout, perché questo non è altro che un timeout in tick, accade esattamente questo, che entrerà in non preso, stamperà sono qui, quando invece con port max delay stamperà solamente questo e questo, perché lui uscirà da qui solamente quando questo è PD pass. Questa è la cosa importante, è una cosa molto importante quando si programma.
perché bisogna evitare di far inchiodare e di far rimanere il codice in parti così alloppate, soprattutto quando si hanno dei sistemi real time. Se si può evitare è meglio. Dopo, ovviamente, può anche darsi che mettendolo in una determinata zona non accada nulla, però come linea di principio, come linea di ragionamento, bisogna prestare attenzione a queste cose. Con queste poche righe di codice, no, con queste poche funzioni abbiamo, diciamo, affrontato degli argomenti sicuramente importanti. Perché un conto, sì, vabbè, faccio un semaforo, glielo consegno, ma un conto è poi sapere i vari dettagli, perché questa cosa del port max delay io non l'ho trovata scritta in nessun manuale. Solamente io ve l'ho detta. Ok? Solamente io ve l'ho detta. E comunque è un dettaglio molto importante. Se nel vostro sistema voi qui non dovete semplicemente prendere il semaforo, eseguire una cosa e ciao ciao. Ok? Quindi, ragazzi, importantissimo. Ok, per oggi comunque è tutto. Nella prossima lezione parleremo sempre dei semafori binari li analizzeremo ricevendo un semaforo invece che farlo così da una routine di interrupt. Ok, per oggi è tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, seguirmi sull'Instagram e sul sito web. Vi auguro una buona domenica. Ciao ciao. Alla prossima.